La tua estate non è bella senza il gelato alla Nutella. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, sì, se sei qui, se ti sei trovato per caso qui su questo canale, allora mi raccomando, cerca di rimanerci perché la mossa è giusta. Qui yes. Su Due Cuori e una Cappa, dove veramente il gelato viene fatto tutti i giorni, c'è quella macchina del gelato che giro. Sto fondendo, ragazzi, la stiamo provando. E oggi cosa proveremo? In tutti i modi. E oggi proveremo un buonissimo gelato alla Nutella. Ragazzi, è venuta una cosa di un godurioso, morbido, voluttuoso, gustoso. Eccezionale, ve lo consiglio. Cosa dirvi? Ora è un po' di tempo che usiamo la macchina del gelato e posso sicuramente dirvi che funziona, fa il suo sporco lavoro e lo fa egregiamente. Quindi noi vi diamo la ricetta per la macchina del gelato, ma se voi non avete la macchina del gelato non lo potete fare, non è vero, e non avete intenzione di comprare la macchina del gelato, perché ci sta anche quello, dovrete armarvi solamente di un pochino di pazienza e una volta messo in freezer la miscela andare a rimestarla con le fruste ogni 40 minuti, oppure il tempo che si ghiaccia rimestate, rimettete dentro. Dovrete fare questa operazione non meno di 10 volte, ma alla fine il gelato va. Non sarebbe più facile mettere il barattolo della Nutella direttamente nel freezer? È un'alternativa valida ma non consigliata per i fianchi. Bene ragazzi, adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa la goduria alla Nutella. Ed ecco gli ingredienti per il nostro squisito gelato alla Nutella. Mezzo litro di latte, io lo uso parzialmente scremato, ma anche intero va benissimo. 250 grammi circa di Nutella. Io consiglio sempre la prova assaggio. Se il gusto vi sembra abbastanza intenso, vi fermate, se no aggiungete o mettetene 200 grammi. Provate il gusto del liquido che ne viene fuori, se vi piace lo lasciate così, se no andate rimpinguando a seconda il vostro palato. La possono fare solo con la Nutella? No, con qualunque crema spalmabile alla nocciola, però se lo chiamiamo gelato alla Nutella ci vuole questo. Cosa dire? Io ne metterò 250 grammi / 300 grammi, poi 30 grammi di zucchero e 200 ml di panna da montare. Iniziamo subito. Come prima cosa mettiamo a riscaldare i 500 ml di latte senza raggiungere il bollore, solamente alzare la temperatura. Ecco qui il nostro latte riscaldato. Ovviamente non vi abbiamo fatto vedere il procedimento di riscaldamento del latte perché credo che lo sappiate fare tutti. Beh, lo do per scontato. Verso dentro il latte caldo 250 grammi di Nutella. Lascio stare un attimo a far riscaldare la Nutella, quindi con una frusta bassa comincio a stemperare la Nutella nel latte. Questo è un passaggio necessario se vogliamo che la Nutella si sciolga, perché se lavorate la Nutella a freddo e poi mettete nella macchina del gelato, il grasso contenuto nella Nutella non legherà con le proteine del latte e rimarrà tutta a pallini, quindi non va bene. Adesso noi invece sciogliamo il più possibile la Nutella con il latte. Assaggiamo il liquido che ne viene fuori. Questi sono 250 grammi con 500 ml di latte. Se il gusto ci piace, ci fermiamo così. Se invece lo troviamo un po' povero di Nutella, aggiungetene ancora. Ma sempre al latte caldo. Io mi mantengo così perché poi voglio fare alla fine una variegatura di Nutella pura nel gelato, quindi mi va bene che... Che brutta cosa, che mi va bene così. Comunque già il profumo si sente. Assaggiamo. Nutella liquida, buonissimo. Via. Sì ragazzi, 250 grammi per mezzo litro di latte. Sono Confermo. Più che sufficienti. Di Nutella. Buonissimo. Mettiamolo da parte e facciamolo raffreddare un pochino.
Nel frattempo prendo un brick, questo lo vedete sporco perché ci avevo misurato il latte, e siccome sono pigra non ne sporco un altro, ragazzi. Allora metto la panna da montare, i 30 grammi di zucchero, e sfidando i 40 gradi all'ombra montiamo la panna. Panna montata, voilà, a neve ferma, come vedete. Assaggiamola di zucchero, perfetta. Questa è una chantilly fantastica che aspetterà in frigo che il liquido di latte e Nutella si rinfreschi. Fatto rinfrescare leggermente il liquidino, versiamo dentro la nostra panna montata con lo zucchero. Poco zucchero, 30 grammi appena, potete anche non metterlo, non si sentirà la mancanza. Io vi do la ricetta per com'è, poi voi aggiustatela. È il momento che devono aggiungere l'uovo? Non ce n'è uovo. A questo punto incorporiamo tutto, la panna si scioglierà, è normale, ma va bene così. Ok, dopo aver sciolto completamente la panna nell'intingolo nutelloso, prendiamo il cestello della macchina del gelato. Io la panna la metto montata perché comunque ha sempre più aria dentro che non smontata, viene meno ammappazzo il gelato, per intenderci. Quindi verso all'interno del cestello il mio gelato. Non deve superare il 60% della capienza del cestello, quindi adesso poniamola nel refrigeratore, nella macchina del gelato. Andiamo. 60 minuti, start. Ci vediamo quando il gelato sarà bello montato. Ok, è giunto il momento di staccare. Ed ecco qui il nostro gelato, no, bello e pronto. Molto bello e molto pronto. Dovrei staccare piano piano tutto dalle pale, ma non è importante, lo farò dopo, perché adesso ho fretta di prepararvi la tazza di gelato. Guarnisco, perché a noi piace, con un pochino di Nutella liquida. E ragazzi, il nostro gelato alla Nutella è bello e pronto per essere divorato. Ora bando alle ciance, ci sono 40 gradi e scioglie alla velocità della luce, quindi ciao, vi lasciamo le foto e noi ce lo andiamo a pappare. Ciao! Ciao! Bene, avete visto, la Nutella è quell'elemento che veramente, messo su tutto, anche da sola, arricchisce i vostri piatti. E quindi la Nutella gelato è una di quelle cose pazzesche. E prossimamente faremo anche il gelato al parmigiano, perché il parmigiano è un po' come la Nutella, se lo metti su tutto sistema qualsiasi cosa. Va bene, prima che il delirio cominci, causa caldo bestiale, ragazzi, io vi do appuntamento sempre qui per un prossimo video, sempre qui dove... Vi ricordiamo che i nostri gadget vengono venduti al modico prezzo di 50 euro la calamita. Non abbiamo gadget. Non abbiamo gadget, perché noi ci vediamo sempre qua. Tuona, tuona, ma il gelato ci sta lo stesso e il caldo c'è uguale, quindi noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole estive. Ciao, abbiamo anche parafulmini. Ciao, ciao.